Per commentare una partita bella, piacevole, i tre punti li porta a casa il Pescara, dov'è il vostro rammarico? Ma sicuramente abbiamo commesso qualche piccolo errore, dovevamo essere perfetti contro una squadra così forte, abbiamo commesso sicuramente qualche piccolo errore, ma da un punto di vista prestazioni i ragazzi hanno spinto, hanno fatto il massimo, hanno provato fino all'ultimo secondo a spingere, a cercare di riacciuffare il pareggio, è normale che ti esponi a qualche ripartenza, è stata quella decisiva poi del 3-1, però i ragazzi, come ho detto prima, bisogna riprendere di nuovo le nostre idee, ad oggi abbiamo sempre condotto un campionato giocando a viso aperto con tutti, cercando di spingere sempre, di andare al massimo. Da quel punto di vista sto creando una mentalità nei ragazzi e voglio che comunque continui ai ragazzi ad avere una mentalità dove sai di avere di fronte agli avversari importanti, ma allo stesso tempo devi avere una coscienza sempre propositiva, sempre convinta nel poter portare via il risultato a chiunque. Le riporto le parole del tecnico Colombo, che ha detto poco fa qui da noi in postazione, ha detto: il Potenza è una squadra che gioca benissimo a calcio, non era facile venire qui e vincere la partita. Sì, sono d'accordo con lui. Hanno sofferto in tutti quanti, quindi in questo stadio siamo una squadra che sta crescendo e sicuramente ci sono degli errori, per l'amor di Dio, che si commettono, anche grazie alla bravura dell'avversario. Forse il primo gol è stato un errore nostro, ma da questo punto di vista non ci deve condizionare e continuare a lavorare a testa bassa per cercare di portare avanti quella che è la nostra mentalità, di provare a portare sempre a proporre sempre gioco e essere convinti che comunque prima o poi arriveranno le soddisfazioni anche per noi. Devo andare dai colleghi, quindi la lascio una domanda flash. Poche settimane fa qui avete acciuffato il pareggio contro il Crotone giocando una grande partita, mi fa un confronto di 20 secondi Crotone-Pescara? No, due grandi squadre, sicuramente c'è stata la Coppa Italia e ci ha levato qualche risorsa importante, specialmente nel finale, quando sei sotto devi raschiare un po' il fondo del barile, magari ci è venuta a mancare un po' di lucidità, che comunque contro un avversario come il Pescara la puoi pagare.